Questo appuntamento è il primo grande evento dopo l'assegnazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. È l'occasione che noi abbiamo come Regione Lombardia per testare la macchina organizzativa e per mettere in campo quelle che sono le capacità sia di regioni istituzionali ma anche sportive nell'offrire al mondo un grande evento. Inoltre la particolarità è quella di dimostrare ancora una volta che lo sport può e deve essere inclusivo. Questo è un evento importantissimo perché coniuga sport appunto con anche la solidarietà e quindi gli aspetti sociali che sono molto importanti. Mi piace poi sottolineare che questa manifestazione coinvolge tutto l'intero territorio della provincia di Sondrio, quindi Valtellina e Valcavenna, tant'è che le gare di sci si svolgeranno a Santa Caterina e da questo punto di vista devo dire ringraziare la regione, la provincia, il comune, la comunità montana e tutti gli enti che hanno consentito la manifestazione, perché ricordo che c'è stata la questione della frana del Rinone e l'interruzione della strada e siamo riusciti invece a dare continuità di strade e di viabilità per questa importantissima manifestazione che è confermata quindi a Santa Caterina per quanto riguarda lo sci alpino. Poi ci sarà l'evento iniziale a Sondrio, Sondrio città, ma sarà coinvolto Madesimo per quanto riguarda il curling e quindi Chiavenna per l'hockey su ghiaccio. Un segnale molto importante che ci rende tutti veramente onorati di parteciparli, di parteciparvi, di esserci, ma soprattutto per dare un segnale che lo sport va oltre ogni ostacolo. Sono maestro di sci nella disabilità, ho sciato con bambini paraplegici, autistici, down, bambini non vedenti, ma forse l'esperienza più bella è stata sciare con un bambino sordo, perché io pensavo che lo chiamavo, gli dicevo devi far questo, far quell'altro e poi scioccamente mi sono detta caspita, con lui devi parlare con gli occhi e in un modo diverso, però la sensazione è stata enorme perché lui mi ha spiegato che in quel silenzio lui si sentiva veramente libero di volare nel mondo. Invito tutti dal 12 al 21 a venire a vedere le gare perché sono gare molto belle. Devo dire che il ritorno anche da parte degli atleti